chiaramente l'outfit adatto. Salve gente, bentornati sul canale. L'episodio di oggi è sponsorizzato da Portkeys. Erano anni che volevo dire questo episodio è sponsorizzato e finalmente ce l'abbiamo fatta e Portkeys mi ha gentilmente concesso questo esemplare di PT6, un nuovo monitor low budget con alcune caratteristiche che lo inseriscono all'interno degli entry level per professionisti. Nella prima parte di questo episodio parleremo del perché utilizzare un monitor esterno. Nella seconda parte del PT6, di questo nuovo monitor della Portkeys, quindi rimanete incollati. Però ci tengo a precisare che nonostante Portkeys mi abbia mandato questo esemplare, non ha preteso di avere voce in capitolo su questo episodio. Il sottoscritto non ha preso una lira. Ma partiamo da un quesito che mi sono sempre posto fin dai miei primi anni da videomaker. Perché uno dovrebbe appesantire la propria attrezzatura con uno schermo esterno quando le nostre camere già ne possiedono uno? Chiaramente non parlo di grandi produzioni cinematografiche, dove lì lo scopo mi sembra abbastanza chiaro, ma di videomaker con partita IVA che si occupano, che ne so, di piccoli eventi, matrimoni, eventi sportivi non enormi, insomma chi fa della velocità e della maneggevolezza la propria arma. Sicuramente il primo motivo è la dimensione. Per quanto possano essere buoni gli schermi delle nostre fotocamere o delle nostre videocamere, saranno al massimo di 3 pollici, mentre questo, che è uno schermo tra i più piccoli, è comunque 5 pollici, quindi molto più grande di quello interno. Se in aggiunta mettiamo che teniamo sempre tutte le impostazioni a schermo, quello che vediamo è una porzione ancora più piccola dell'inquadratura. E sì, lo so quello che state pensando, molti brand, compreso Fuji, permettono di togliere con un tasto solo tutte le impostazioni dallo schermo e di avere una visualizzazione completa dell'inquadratura, ma rimane uno schermo molto piccolo. Soprattutto per chi come me inizia a non vederci più tanto bene e anche quando usate un gimbal, perché potrete metterlo in asse con la fotocamera e vederlo più vicino. Inoltre ti dà una sensazione più cinematografica, non so spiegare, ma vedete effettivamente quello che uscirà fuori, perché in uno schermo così piccolo non vi renderete conto. Insomma, è un po' come decidere l'inquadratura o un movimento di camera avendo una visuale così oppure così. C'è una bella differenza. Comunque, non so se avete capito che posto. Questa è una chiesa abbandonata, sconsacrata. Non c'è rimasto più niente, praticamente, perché si sono divertiti a distruggere tutto. L'uomo ha questa capacità, questo piacere intrinseco nel devastare tutto ciò che non è controllato. Non so perché. Vabbè. Il secondo motivo è una conseguenza del primo. Più visibilità significa più precisione nella composizione. Quante volte avete inquadrato una scena e avete pensato: se fossi stato un pochino più a sinistra non avrei inquadrato Claudio che mi riprendeva. Poi dipende sempre da come siete voi. Una volta un fotografo mi disse, e ci rimasi anche un po' male, quando gli chiesi proprio questo, cioè ma conviene portarsi tutta questa attrezzatura eccetera, e lui mi disse: vuoi essere bravo o vuoi essere veloce? Perché bravo e veloce non potrai essere. Ma a me piacciono i compromessi e credo che la vita sia grigia e non o bianca o nera, e questo schermo mi sembra proprio un ottimo compromesso. La terza è la possibilità di caricare una LUT direttamente sullo schermo in modo tale da avere la preview di ciò che sarà. E non parlo di semplici LUT come quelle proprietarie, ad esempio della Fujifilm, o la preview che vi fa anche la Fuji X-T4, che è una camera tutto sommato di qualche anno, che vi permette di vedere, di avere un'anteprima a contrasto, ad esempio, del log. No, vi permette di caricare e visualizzare qualsiasi LUT. Ad esempio, quella che state vedendo adesso non è semplicemente una pellicola, una simulazione pellicola propria buttata qui sopra, o un VDR, ma è una color che io mi sono creato negli anni e che carico in tutti i miei video qui su YouTube, e posso inserirla all'interno di questo schermo e avere una preview di ciò che verrà. Sembra una stupidaggine, ma girare in log o addirittura in RAW vi potrà esporre ad errori nell'esposizione, nella valutazione dell'esposizione o ancor peggio del bilanciamento del bianco. In aggiunta a questo, quasi tutti i monitor vi permetteranno di avere tutti gli strumenti che troverete anche in post-produzione, ad esempio in Premiere, come il Vectorscope, l'istogramma e via dicendo. Chiaramente i vantaggi di un monitor esterno non sono solo questi tre, questi sono i vantaggi principali per il mio
flusso di lavoro. Ma se vi occupate di altro, ad esempio, che ne so, di streaming, troverete utili altre caratteristiche di questo schermo. Ne parliamo a casa. Partendo ovviamente da cosa troverete nella scatola. Ovviamente il monitor, un case rigido, un cavo HDMI, un cavo HDMI micro HDMI, una doppia opzione molto utile soprattutto nel mio caso, visto che la T4 non ha un'uscita regolare. Poi troverete un parasole, un caricabatterie da auto, un supporto con attacco a vite e hot show e una chiave ad L per regolarlo. Non il massimo della versatilità soprattutto in campo, ma per il prezzo contenuto che ha questo schermo, 190 euro prezzo Amazon, io penso che ce la possiamo pure accollare. E sempre perché si tratta di un monitor low budget, dovrete acquistare la batteria a parte. E lo so, l'ho avvertito il vostro sguardo giudicatore su questa modestissima batteria, grande solo il doppio del monitor, ma questa è stata una mia scelta. Cioè già possedevo questa batteria e rientrava fortunatamente tra quelle compatibili. Esatto, in realtà rientrano un bel po' di batterie, tutte le Sony NP-F, quindi dalla 550 alla 990 se non sbaglio, e le Canon LP-E6. Ora non mi metterò a fare l'elenco delle specifiche tecniche perché mi sembrerebbe stupido creare un video di 10 minuti e leggere una lista di cifre che potete facilmente trovare sul sito della Porkis, ma vi darò il mio parere da utilizzatore dicendo quello che veramente mi ha colpito e quello che assolutamente non mi è piaciuto. Ma prima voglio ricordarvi una regola fondamentale, cioè iscriversi a questo canale e lasciare un like. Poi se avete domande scrivete qui sotto oppure su Instagram. Ma se volete supportare attivamente questo canale e il sottoscritto, vi ricordo che da oggi potete farlo perché ho aperto un account su Buy Me a Coffee, quindi se volete offrirmi un caffè o un monitor, potete. Ma partiamo dai pro di questo schermo. Con i suoi 170 grammi è uno dei monitor più leggeri sul mercato. Se poi lo compariamo con le specifiche tecniche, ci accorgiamo che sale di livello. E anche le dimensioni sono fantastiche, avendo una cornice sottilissima. Insomma, è uno degli schermi più compatti in commercio in questa fascia di prezzo e per eventuali comparison vi rimando al video di Josh Berman. Una delle cause di questa compattezza è che non ha una ventola interna, perché obiettivamente non scalda. Io l'ho usato tutto il pomeriggio, ieri facevano 41 gradi quando ho parcheggiato la macchina, l'ho usato per 4 ore, non si è mai scaldato. Senza contare che è vero che la batteria che ho utilizzato è molto capiente, è una 970, ma l'ho utilizzato tutto il pomeriggio ed è sceso di solo una tacca, anche questo è un pro. Ma d'altronde non è un monitor 4K, è solo un Full HD e non ha una luminosità così alta, ma di questo ne parliamo dopo. Comunque non produce rumori e questa è una gran cosa, e se volete saperne di più vi rimando alla review di Jason Morris, l'ho confrontato con altri schermi che hanno la ventola interna ed effetti. Andatevi a vedere il video. Poi possiede degli strumenti di controllo dell'esposizione molto precisi, a partire dalla zebra e l'istogramma per arrivare al vectorscope, il waveform RGB e il false color, e non solo, possiede anche il false color ARRI. E questo vi permetterà di avere un controllo totale mentre girate, una cosa che non ha prezzo. Ha un controllo della messa a fuoco manuale molto preciso perché ha un focus peaking davvero eccezionale. Potete regolarlo in intensità, quindi quanto si vede, in colori, ma potete anche trasformare l'immagine da colori in LUT, in bianco e nero, in scale di grigio e nero. Insomma, potete fare la qualunque e questo rende i focheggi a mano molto più facili. Poi una caratteristica che a me non è molto utile, ma sicuramente sarà utile a qualcuno di voi, permette la visualizzazione in anamorfico da 1,33, 1,5 a 2. In aggiunta a ciò potete controllare l'output dello schermo in maniera totale, perché come abbiamo già detto potete caricare delle LUT sia per far assomigliare il più possibile l'output di questo schermo allo schermo della vostra fotocamera o videocamera, cosa molto comoda, sia infine che stiate streamando, perché queste modifiche andranno sul file in streaming, quindi le persone vedranno le vostre modifiche. E ultimo ma non ultimo, lo schermo è veramente di buona qualità. Quello che mi ha stupito è che inclinando lo schermo, la visione dello schermo destra, sinistra, alto, in basso, non cambia praticamente né la luminosità né il contrasto né i colori. E in altri schermi, aiuto, andate a vedervi sempre il video di Josh Berman. Ma passiamo ai contro, che sono l'argomento che sicuramente tutti stavate aspettando, perché a nessuno frega una fava
dei pro tutti vanno a vedere, non so perché, però famo tutti così. Allora, partiamo soft. Il primo non è un vero e proprio contro, ma è la conseguenza di una specifica che forse a qualcuno potrebbe sfuggire: 600 nit di luminosità. Generalmente troppo pochi per utilizzare un monitor in esterna, ma sul sito della Porkis è riportato in maniera molto molto chiara. Io l'ho provato e vi dico che sì, sicuramente in circolazione troverete dei monitor più luminosi. La stessa Porkis produce un monitor che, se non sbaglio, ha 2200 nit, insomma, luminosità, quindi. Ma io l'ho usato sul terrazzo, con pavimento bianco, in piena luce, a mezzogiorno, durante una tempesta di sole, illuminato da un faro da stadio, mentre venivo sollevato dagli alieni in un fascio di luce, e vedevo di che tutto sommato ci si vede. Poi pare che non abbia un'interfaccia estremamente intuitiva. Dico pare perché quando creo una review, in genere provo per prima cosa l'oggetto sul campo per un tempo che mi permette di apprezzarne i pregi e i difetti, ma poi mi vado a cercare tutte le review online che riesco a trovare, sia qui su YouTube, sia su altri canali, blog, eccetera. Tutte, perché nella vita privata sono un maniaco assassino bipolare. Scherzo, ma sarebbe stato un bel coming out. Salve, sono un fotografo professionista di giorno e solo enigmista di notte. Spero che questo lato della mia personalità non sia un problema in vista del servizio al battesimo di vostro figlio. No, guardo tutte le recensioni, perché questi nuovi prodotti tecnologici sono così complicati che spesso è facile lasciarsi sfuggire un pregio o un difetto. Per cui, per potervi dare un'opinione completa, mi confronto con altri utilizzatori. E praticamente il 90% delle review che ho visto dicono che l'interfaccia non è intuitiva. Ora, a me sembra abbastanza semplice, è tutto in touchscreen e ha un ottimo sistema di schermatura delle impronte digitali. Vi confesso che non sono la massima autorità in fatto di monitor, non ne ho provati centinaia e centinaia, ne ho provati un po', ma al netto di questo, ancor di più, mi sembra strano che l'abbia trovato facile. Però io ve lo riporto perché si sono lamentati in tanti e quindi sarete voi a giudicare. Poi ho riscontrato sul campo un comportamento un po' strano. Allora, questo setup che state vedendo è un DJI RS3 Pro e lo schermo montato, una X-T4 e un 1855. Qui tutto bene, funziona tutto, non c'è nessun problema, ho fatto parecchie riprese, sono super soddisfatto. Ma questo è il setup di Claudio che mi sta riprendendo. Io invece ho un DJI RS3 Mini e devo dire che lì invece ho avuto qualche problema e ho capito qual è stato il problema. Il problema è questo cavo. La rigidità di questo cavo sembra una cosa assurda, ma quando andiamo a muoverci in questo modo, andiamo a ruotare, vedete come il cavo si forza, ok? Sul Mini manda in palla la calibrazione e dopo due o tre passi comincia a inclinarsi la camera. Ora, è probabile, visto che lo fa solo sul 3 mini, che sia un problema della potenza del 3 mini. Ma io ve lo riporto perché io ho quel gimbal, questo è uno schermo molto piccolo e quindi comodo per chi vuole essere un po' smart. L'RS3 mini è un oggetto molto smart, ma i due non si parlano bene. Per quanto mi riguarda, mi ha dato un po' fastidio. Vi ripeto, non è un problema dello schermo in sé per sé, anche perché potete comprare un nuovo cavo oppure potete comprare un nuovo gimbal. Come al solito, gimbal o gimbal. Poi mi sono reso conto che non supporta alcuni formati video. Vi faccio un esempio, il 4K lo supporta, non c'è problema, cioè potete girare in 4K, quello che vedete sullo schermo è in Full HD. Ma 4K 24p, 25 o 29, ma 50 e 60 no. Ora, questo non è un vero contro, ma non ne capisco l'utilità, il leg stretch. Lo inserisco nei contro semplicemente perché mi sembra una di quelle cose messe lì. Comunque, è un tool pensato esclusivamente per il live streaming in verticale che vi permette, in live, di strecciare l'inquadratura allungando le vostre gambe. Bene, le mie conclusioni su questo oggetto sono abbastanza positive e lo dico veramente, quello che mi spaventava di più era la luminosità in esterna, perché io lavoro praticamente quasi solo in esterna, per cui per me un monitor anche fighissimo, stratosferico, da paura, che in esterna fosse stato utilizzabile,
sarebbe stata una spesa vana, avrei lanciato i soldi per l'aria. Con l'aiuto del paraluce invece anche in esterna ha una luminosità molto molto simile allo schermo della T4 che mi sta riprendendo adesso, quindi ok, non è stratosferico, non è 188 euro. Quindi non lo so, ok, ha qualche tool di troppo, a mio giudizio completamente inutile, ha qualche difetto chiaramente, ma se volete qualcosa di portabile, di usabile, di spendibile velocemente, di smart, questo è sicuramente uno schermo ottimo. E con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, se avete domande scrivete qui sotto oppure su Instagram, e se volete supportare attivamente questo canale andate sul mio account di Buy Me a Coffee. Ma fino al prossimo episodio, ciao.